signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. In questo video ritorniamo a parlare di world building. Pensavate sarebbe bastata una sola stagione? No, ne parleremo anche quest'anno. Uno degli aspetti fondamentali della presentazione del mondo ai giocatori è riuscire a distinguere quali siano le informazioni che sono effettivamente necessarie da quelle che fanno colore, sono utili, ma possono essere trascurate. Questa settimana andremo a parlare proprio di questo. Prima però una comunicazione di servizio. L'ultima settimana di ottobre, quindi tra 4 settimane, ci sarà il compleanno del canale e oramai è diventata tradizione per 6 anni che io risponda a delle domande che voi mi fate sia sul gioco di ruolo che su argomenti vari durante il video speciale per il compleanno. Quindi se avete delle domande, volete chiedermi qualcosa, avete delle curiosità, scrivetemi nei commenti qui sotto. Io adesso per qualche settimana raccoglierò domande che poi risponderò tutte nel video. Detto questo, torniamo a noi. Come dicevo, oggi parleremo delle macro categorie di informazioni che devono essere fornite ai giocatori, quelle che sono normalmente chiamate le 3 colonne del world building. Abbiamo già parlato a lungo l'anno scorso su quanto sia importante fornire costantemente informazioni sul mondo di gioco ai giocatori per fare in modo che sia per loro non solo utilizzabile come ambiente di gioco condiviso, ma che appaia anche come vivo e verosimile e mantenga la sospensione dell'incredulità. Il problema però è che se fornire informazioni è qualcosa di positivo, fornendo troppe informazioni si rischia di mandare in confusione i giocatori e quindi peggiorare l'esperienza di gioco. Per stabilire se una singola informazione sia o meno importante, quindi debba essere o meno fornita ai giocatori e in quale quantità venga fornita, si utilizza un metodo chiamato il metodo delle 3 colonne. Ora, al di là dell'ovvia simbologia, queste sono le colonne che reggono il world building, in realtà il metodo deriva il suo nome dal fatto che molti master suggeriscono fisicamente di prendere un foglio, dividerlo in 3 colonne e scrivere su ogni colonna quali siano le informazioni in base alla loro importanza. Ovviamente però bisogna stabilire qual è l'importanza, quindi quali sono queste 3 colonne. La prima delle colonne comprende tutti quegli elementi che sono indispensabili alla trama e che quindi debbono essere per forza inseriti. Questa probabilmente è la categoria più autoesplicativa di tutte e 3. Queste sono tutte quelle informazioni senza le quali i vostri giocatori non possono capire cosa sta succedendo intorno a loro e quindi non possono prendere decisioni per i loro personaggi. Quale sia il conflitto centrale della storia, cosa sia possibile o non possibile fare per i loro personaggi, quale sia la motivazione dell'antagonista e quale sia lo scopo e la linea narrativa principale. Questi sono tutti elementi della prima colonna. Cose che, se non vengono esplicitate in gioco, semplicemente la storia o non può andare avanti o semplicemente sarebbe priva di senso. Ognuno di questi elementi dovrebbe essere utilizzato come tema centrale di una quest per essere sicuri che i giocatori abbiano la possibilità di incontrarli, di interagire con loro e quindi di capirli. Ora, se voi state lavorando su una campagna, questo non dovrebbe essere un problema. Se voi state progettando qualcosa di molto più limitato, come magari una singola quest, potreste non avere il tempo per esplicitare tutti questi elementi in maniera mimetica all'interno della storia.
a quel punto sarebbe semplicemente meglio semplicemente dirli esplicitamente ai giocatori prima di cominciare, in modo da essere sicuri che li abbiano capiti. A costo di essere pedante, voglio che sia chiaro che queste informazioni devono essere date. Mi è capitato personalmente più di una volta di partecipare a una campagna in cui il master semplicemente desse per scontata tutta una serie di informazioni fondamentali e questo ha causato l'implosione della campagna perché dopo una decina di sessioni semplicemente nessuno era più in grado di capire cosa stesse succedendo e quindi fondamentalmente a nessuno importava più nulla di quella campagna. La seconda colonna invece è rappresentata da tutti quegli elementi che non sono indispensabili alla trama, ma forniscono colore e verosimiglianza al mondo e quindi dovrebbero essere inseriti quando è possibile farlo. Questa probabilmente delle tre colonne è quella più generica e contiene informazioni di qualsiasi tipo. Informazioni geografiche, toponimi di località, marche, modelli, particolari modi di dire o inflessioni del linguaggio delle zone del vostro mondo. Questi sono tutti elementi che rendono molto più facile vendere il mondo ai giocatori e farlo sembrare qualcosa che non sia semplicemente un costrutto artificiale che è stato creato per ambientarci all'interno una storia. E per questo motivo che, se possibile, devono essere inseriti, ma non è indispensabile che ognuno di loro venga inserito per forza o reiterato nel tempo, e soprattutto non è importante l'ordine in cui i giocatori acquisiranno questo tipo di informazioni. Per gli elementi della seconda colonna, spesso la cosa più pratica è che il master ne faccia semplicemente una lista, magari anche proprio una lista fisica in cui li scrive, e che poi li inserisca man mano in quest ogni volta i giocatori si trovano o causano una situazione in cui quel determinato elemento potrebbe saltare fuori, ma il master non deve impegnarsi attivamente per forzare la situazione verso la scoperta di quella specifica informazione. La terza colonna è quella che probabilmente darà più filo da torcere a molti master perché rappresenta tutti quegli elementi che sono importanti dal punto di vista del world building, ma che in realtà non c'è alcun bisogno che vengano esplicitati ai giocatori a meno che non ce ne sia un'esplicita richiesta. In questa categoria sono racchiusi tutte quelle giustificazioni di lore profonda che mantengono insieme il vostro mondo di gioco, storia antica, mitologia, i motivi fondamentali per cui le cose sono come sono. Dal punto di vista dello sviluppo del mondo, questo può essere anche interessante, ma se queste informazioni dovessero essere date esplicitamente durante la quest, in realtà si trasformerebbero in lunghissimi spiegoni che annoierebbero i giocatori. Sì, il Silmarillion. Stiamo parlando del Silmarillion. Per fare un esempio pratico, per i vostri giocatori è importante sapere che dovranno scontrarsi contro i pirati che infestano gli asteroidi. Questo sarebbe un elemento della prima colonna, perché i giocatori devono sapere che lo scopo della quest è affrontare quei pirati. Dare ai pirati un particolare modo di parlare, magari una loro particolare iconografia, hanno degli specifici modelli di astronavi che non vengono usati da nessun altro. Questo sarebbe un elemento della seconda colonna, rende i pirati più vivi e più verosimili e aiuta i giocatori a non avere l'impressione di essere lì per picchiare dei blocchi statistici. Andare ad analizzare i profondi motivi socio-economici che abbia portato delle persone a stabilirsi in un campo di asteroidi
e dare nel corso delle generazioni vita a un'intera cultura basata sulla pirateria, probabilmente è qualcosa che non dovrebbe essere discusso durante la quest. Anche se per voi come master sapere perché originariamente della gente si trasferì lì per fare il pirata e qual è anche la scala temporale dell'evoluzione di questa cultura piratesca può essere di fondamentale importanza per lo sviluppo del mondo. Non è che questi elementi che avete progettato dovrebbero essere andati buttati, però evitate di renderli durante il gioco e piuttosto spiegate ai giocatori a cose finite. O se un giocatore sembra essere particolarmente interessato a questo tipo di informazioni, parlatene direttamente con lui dopo che la sessione è finita. Diciamo che per questo video è tutto, non credo ci siano domande, in realtà questa è una di quelle cose che sono estremamente semplici da capire una volta che qualcuno te la spiegate. Comunque, nel caso ci siano, scrivetemele nei commenti qui sotto e scrivetemi anche qual è il vostro metodo per analizzare le informazioni e decidere cosa dire o non dire ai giocatori. Ovviamente, come ho detto all'inizio, scrivetemi anche tutte le domande che volete fare per il compleanno del canale. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.